Le perle nascono dall'irritazione, Mabiche, mi spiegò Marie-France. Eravamo tutti nervosi e nessuno di noi tanto cieco da non rendersi conto che dal sabato precedente il trillo della porta si era fatto più rado. Certo, poteva essere un puro caso una settimana partita a rilento. Quante volte era successo? Era presto per trarre conclusioni. Marie-France mi aveva chiesto di riordinare le grucce, ostentando la convinzione che di lì a poco si sarebbero manifestate le orde di clienti a cui eravamo abituati. Così ci portiamo avanti. Mentre lavoravo, lei, in piedi alle mie spalle, prese a raccontarmi delle perle. Un granello di sabbia, appena un granellino, ti immagini? Se si infila nell'ostrica al momento giusto, se è abbastanza irritante, voilà, ti ritrovi con una perla grossa quanto una biglia. Si possono fare cose meravigliose pur di rispondere per le rime a chi ci dà i nervi, o no? Io lo trovo fantasmagorico, prendersi la briga di trasformare se stessi, da teneri molluschi, vivi e dunque deperibili, ma vivi, in gioielli risplendenti di luce solo per vendicarsi di un'intrusione indebita. Tipico di Marie-France, entusiasmarsi per esagerazioni del genere. Lei era mai riuscita a portare la sua irritazione a un estremo tanto eroico? Ilaria Gaspari ha letto un brano del suo ultimo romanzo, si intitola La reputazione. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Siamo a Roma, negli anni Ottanta, e intorno alla boutique Josephine si muove un mondo di persone. Un universo soprattutto femminile su cui veglia e comanda la proprietaria del negozio, Marie-France. In questo piccolo mondo che gira intorno alla bellezza degli abiti e dei corpi c'è anche Barbara, una laureanda in filosofia arrivata a Roma per amore, che però presto si ritrova sola e incapace di finire la sua tesi. La vita lieve della boutique, l'aria profumata di piccoli lussi, cambia piano piano quando una delle ragazzine che ogni pomeriggio frequenta il negozio con le amiche e si provano i vestiti di Cacharel e le borse di Naio Leari, scompare. In giro si comincia a dire che in quel negozio succedono cose strane, che nelle scarpe che ti danno da provare ci sono siringhe che ti drogano, e poi c'è una botola, dove le donne cadono e vengono poi vendute ai trafficanti di esseri umani. Ilaria, ricordo di aver letto questa storia del negozio di Roma, il negozio con la botola, in un libro di Teresa Ciabatti. Era una leggenda metropolitana degli anni Ottanta, diceva Teresa. Ma la storia a cui ti sei ispirata tu è un'altra, è una storia francese. Sì, in realtà però è la stessa storia effettivamente. Pensa che quando ho letto il romanzo di Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza, stavo già lavorando a questo mio libro e mi aveva molto colpito che lei citasse appunto questa rivisitazione della leggenda originale che era circolata in effetti nella Roma degli anni Ottanta. In origine però questa storia nasce a Orléans, in Francia, nel 69, quindi un anno dopo il 68, un anno dopo la grande rivoluzione dei costumi, delle ragazze e dei ragazzi che si appropriano della libertà. Ecco, nel 69 a Orléans inizia a circolare questa leggenda intorno a una serie di negozi che vendono appunto confezioni per adolescenti, per ragazzine, una cosa che in Francia arriva molto prima che in Italia. In Italia fino agli anni Ottanta non esistevano dei negozi specifici dedicati alle ragazze, diciamo, quindi non alle bambine ma nemmeno alle signore. Ecco, questa storia appunto di traffico, di tratta delle bianche, che gravita intorno a questi negozi, tutti gestiti da proprietari di origine ebraica, quindi molto integrati nella vita di Orléans, però appartenenti a una comunità che, diciamo, corre parallela a quella della città borghese, si diffonde e dà adito a un vero e proprio pogrom contro questi negozi nel mese delle elezioni presidenziali del 69. Quello che succede è che poi, poco dopo, il rumore finisce. E però, diciamo, qualche giornale aveva riportato quello che era accaduto e quindi Edgar Morin, che all'epoca era un giovane studioso di sociologia, va con una squadra di suoi colleghi a fare delle ricerche a Orléans, un mese dopo quello che era successo più o meno. Quindi nell'estate immediatamente successiva loro vanno a intervistare le persone che inizialmente dicono di non ricordare niente, poi insomma raccontano qualcosa. E quello che ne viene fuori è un libro che si chiama Medioevo Moderno Orléans in italiano
e che racconta proprio di questa voce. E io da lì ho iniziato a interessarmi a questa storia perché appunto mio marito aveva letto da qualche parte di questa leggenda metropolitana di Orléans, mi aveva trovato questo libro, io l'ho letto e ho capito che era una storia che volevo raccontare. E poi effettivamente appunto è una storia che si è diffusa in forma di leggenda metropolitana, quindi non più come calunnia ma come leggenda metropolitana in diversi contesti, fra cui appunto quello romano anni Ottanta che racconta Teresa Ciabatti in quel suo bellissimo romanzo Sembrava bellezza. Nel tuo romanzo la cosa più sorprendente, il meccanismo che tu spieghi benissimo, è come la calunnia che si inizia a creare intorno a queste persone, a questo negozio, vive una vita autonoma che poco ha a che fare con la verità e come si diffonda apparentemente anche tra le persone normali, intelligenti. Tu hai capito qualcosa di come funziona questo contagio? Beh, sì, diciamo che ho letto diversi libri su questo tema perché era proprio la cosa che mi interessava raccontare ed era il motivo per cui in realtà poi ho scelto di raccontarla in forma di romanzo, era che mi piaceva l'idea di far affezionare chi l'avesse letto anche alle persone che calunniavano, anche ai calunniatori oltre che ai calunniati, perché in effetti è qualcosa di profondamente umano quello che succede intorno a una calunnia. Oggi ovviamente noi abbiamo dei mezzi molto più potenti per diffonderla, no? Con i social, con il fatto che siamo tutti connessi anche, diciamo, nella nostra vita online e quindi oltre a quella, diciamo, in carne e ossa, offline, per cui una frase, una voce va da un orecchio, da una bocca a un orecchio e a un altro orecchio, a un altro orecchio. Oggi abbiamo dei mezzi potentissimi, però il meccanismo è sempre lo stesso. Il fatto è che comunque nel momento in cui qualcuno ci riporta un pettegolezzo, una voce cattiva, crudele, un'insinuazione su qualcun altro, una piccolissima parte di noi tende a crederci e a credere che magari non sarà vera proprio quella cosa lì, ma magari potrebbe esserci una base se si è diffusa una voce così precisa. E questa cosa è in grado di rovinare l'esistenza delle persone ed è un meccanismo, a me interessava proprio per questo, perché è un meccanismo di cui si è responsabili fino a un certo punto, nel senso che effettivamente si gonfia talmente tanto di solito una voce, anche quando è falsa, che in realtà noi finiamo per crederci quasi per riposarci, no? Per riposare dentro, diciamo, la credenza condivisa, per non distinguerci, per non dover essere anticonformisti rispetto a una voce che si ingrossa e che in qualche modo ci chiama testimoni. È un contesto molto complicato quello del, come dire, del trovarsi a decidere da che parte stare di fronte a una calunnia. E a me interessava proprio questo a livello umano, etico, profondo, perché io credo che qualche volta sia capitato anche a me di credere a delle voci senza avere alcuna prova. Qualche volta mi è capitato di essere protagonista invece di voci che venivano diffuse, che sono state credute senza nessuna prova. È una cosa che credo bene o male succeda a tutti, e però, come dire, ci chiama in causa dal punto di vista proprio più profondo della responsabilità. Come hai detto prima, alla base della calunnia che investe il negozio Josephine c'è qualcosa di più grande, che è l'antisemitismo. Il socio di Marie-France, Josué, è ebreo. Un pregiudizio, un sentimento di odio che immagino tu non avessi previsto fosse di attualità quando scrivevi questo romanzo. Sì, è stato abbastanza impressionante. Diciamo che io comunque ho finito di scriverlo più o meno nell'inverno scorso, nell'inverno del 2023. Quindi non avevo assolutamente immaginato che pochi mesi dopo aver finito di scriverlo sarebbero riemerse appunto in un contesto estremamente complesso, fra l'altro con una politica militare da parte di Israele, insomma, che chiama dissenso e per fortuna ne riceve, però al di là di quello c'è questo fantasma dormiente dell'antisemitismo che si è risvegliato dopo i fatti di ottobre e che ha preso delle forme straordinariamente simili a quelle che racconto nel mio libro. Segni sui muri, diciamo, tutto questo rituale antisemita appunto che è riemerso occasionalmente nel corso della storia, non soltanto nei giorni del nazismo, ma in realtà anche prima e anche dopo è tornato a farsi vivo. Ed è, secondo me, qualcosa di terribile e allo stesso tempo molto forte, nel senso che poi nel mio romanzo, in realtà sì, è vero, Josué è ebreo di famiglia, è un romano, però da una infinità di generazioni, come molti romani del ghetto,
però appunto in quel momento viene percepito come un corpo estraneo. E d'altro canto anche tutte le altre persone che lavorano alla boutique sono percepite come corpi estranei. Anche Marie-France, che è la padrona di questo negozio, è francese. Un minuto prima essere francese è il massimo dello chic, un momento dopo è una straniera da espellere. E tra queste persone c'è anche Barbara, che dicevamo è la voce narrante di questa storia. E devo dirti che io l'ho trovato un personaggio molto strano, in qualche modo inerte, che si fa attraversare dalle cose e dalla vita. Che senso ha questa sua personalità? Io a un certo punto, non so se per un eccesso così di interpretazione, ho pensato che lei fosse un po' anche l'espressione di noi, della massa, no? Che anche quando abbiamo la possibilità di fare qualcosa o per ribellarci o per cambiare le cose, non facciamo niente. Guarda, hai pensato benissimo, era esattamente quello che volevo che venisse fuori. Volevo che fosse un po' un pungolo questo personaggio, perché leggeva un po' un fastidio. E infatti diciamo che da scrittrice è molto difficile creare dei personaggi. Io tendo a farlo sempre, cioè, vabbè, per ora ho scritto solo due romanzi, ma in entrambi ho creato delle voci narranti, diciamo, urticanti. Barbara è fastidiosa perché è inerte. E ovviamente mentre tu scrivi un personaggio, a un certo punto vorresti salvarlo, vorresti salvare anche la sua voce, ma qua era molto importante che io non la salvassi dalla sua inerzia, che in realtà è la cosa che poi la rovina. Però mi serviva questa cosa perché volevo che appunto portasse all'estremo, anche in una immedesimazione che ovviamente la prima persona innesca, quella sensazione di corresponsabilità che di fronte a una calunnia riguarda tutti, e riguarda in questo caso appunto anche lei. Nel romanzo il tema della reputazione è affrontato anche attraverso l'idea della bellezza, che è l'idea della bellezza di Marie-France. In nome della bellezza questa donna ha perso moltissimo nella vita, eppure sembra non avere mai cambiato idea sull'importanza, anzi sulla necessità di essere belle. È corretto secondo te dire che c'è un legame tra bellezza e reputazione? Beh, senza dubbio c'è, perché la bellezza e la reputazione fanno parte del modo in cui noi appariamo agli altri e ci creano un patrimonio nella percezione degli altri che noi possiamo poi decidere come spendere. Per me è un tema molto affascinante quello della bellezza, è un tema molto crudele, e nella storia di Marie-France questa questione della bellezza ha dato proprio tutto il peggio di sé. È stata crudelissima questo influsso della bellezza su di lei, un po' perché lei appartiene a una generazione che ancora cresce dentro dei canoni molto molto stretti, molto cattivi con le donne, no? Per cui appunto invecchiare è quasi una tragedia, per cui perdere questo patrimonio appunto di bellezza che crea la reputazione è qualcosa di tremendo, un po' perché in realtà lei è un'artista. Ed è un artista della bellezza, ed è un artista che si muove dentro questo paradigma così stretto e cerca di reinventarlo a modo proprio, ma è talmente crudele questo paradigma stesso, è talmente una trappola che lei non riesce a liberarsi del tutto. Io volevo mostrare questo, e la crudeltà a cui la sottopone la sua ossessione per la bellezza è sicuramente qualcosa che io ho conosciuto in molte donne. Cioè io ho conosciuto tantissime donne che erano delle artiste a modo loro, ma che, come dire, hanno sofferto, hanno dovuto dare tantissimo a questo ricatto dell'apparenza. E quindi volevo un po' vendicarle attraverso così la grandezza di questo personaggio, almeno nella mia testa. Il libro ha un tono sempre leggero. Come sei riuscita a mantenerlo e come mai hai scelto proprio questo tono? Bella domanda. No, l'ho scelto in realtà perché volevo giocare su un paradosso, no? Sul fatto che comunque io non credo che la realtà e l'apparenza siano due poli opposti della nostra percezione del mondo, ma credo che siano molto più vicini di quanto pensiamo, quindi volevo raccontare una storia profonda e anche cupa, però in una maniera leggera e viceversa, no? Far vedere come in realtà tutti gli elementi del modo in cui percepiamo, in cui viviamo la realtà siano collegati fra di loro. Quindi un po' c'era una questione, diciamo, poetica, era questa che volevo esplorare. Un po' il fatto è che io sono fatta così, cioè io sono una persona estremamente cupa e estremamente leggera allo stesso tempo, quindi in realtà mi sono accordata su un mio ritmo interiore.
Dicevi prima che viviamo in un tempo anche social, no? In cui la reputation è tutto, come sta dimostrando il caso di Chiara Ferragni, per esempio. C'è una differenza, secondo te, tra la reputazione analogica e quella digitale? Ma allora, secondo me in realtà la differenza è quantitativa e non qualitativa, perché diciamo a livello qualitativo è la stessa identica cosa, semplicemente appunto il digitale introduce una vastità di strumenti extra per controllare, gonfiare, eventualmente sgonfiare e distruggere la reputazione. Quindi è come se semplicemente avesse amplificato l'impatto che la reputazione può avere sulla vita di una persona e nella percezione degli altri. Però in realtà il meccanismo è lo stesso dai tempi dell'antichità, dal tempo in cui Virgilio si immagina nell'Eneide che giri per le città la notizia dell'amore fra Enea e Didone e immagina questa fama che porta le maldicenze come una specie di uccellaccio del malaugurio che ha tante penne, quanti becchi, quante lingue, quanti occhi, no? Quindi questa strana creatura, questo strano animale volante che ha tantissimi occhi e tantissime lingue, in realtà sono i social, cioè è impressionante se l'è immaginata Virgilio. Si può ricostruire la propria reputazione? Penso che sia molto difficile, molto molto difficile, perché appunto, come in tantissimi scrittori ricorre questo tema della reputazione persa come qualcosa di difficile da ricostruire, in particolare in Proust, che è un autore che io amo moltissimo e che ha saputo osservare i costumi e i fenomeni sociali con un'acutezza spietata, questa cosa ritorna a più riprese, l'idea che appunto una volta che le persone si sono fatte un'idea di te, sarà molto molto difficile che la cambino, cioè ci sono proprio dei passaggi in cui lui, che fra l'altro nella sua vita, nella sua esistenza, ha scontato davvero anche proprio rispetto per esempio alla sua omosessualità mai del tutto accettata nel suo entourage, in famiglia, eccetera, eccetera, questo peso della reputazione, ecco, lui è molto chiaro sul fatto che in realtà una volta che gli altri si sono fatti un'idea di te, sia in qualche modo indelebile. Penso che appunto le persone si dimentichino molte cose di noi, molte sbavature, molti fallimenti, però quello che distrugge la nostra reputazione è molto difficile farglielo dimenticare. L'unico modo forse è ricominciare costruendosi una reputazione nuova e diversa, diciamo, quindi non cercare di cancellare, ma provare a ripartire da capo. Forse lì possiamo fare affidamento sulla dimenticanza degli altri rispetto a quello che possiamo aver fallito o perso. Però è un discorso, secondo me, molto delicato ed era una delle cose che volevo che venissero fuori dal libro, cioè questa così, opportunità di guardarci un po' e capire che siamo tutti nella stessa situazione e perdonarci un po' a vicenda per quello che sbagliamo. Abbiamo dato voce alla reputazione di Ilaria Gaspari, Guanda Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il producer è Alex Peverengo. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.